c'è Barbaro, ci sono tantissimi negozi veramente molto importanti. Poi è veramente un'opera d'arte, cioè venire a vedere la Galleria Umberto è un'opera d'arte, anche le decorazioni natalizie che fanno ogni anno sono veramente bellissime. Andate qua, purtroppo mi dispiace di non averla fatta vedere illuminata di sera, ma è un qualcosa di straordinario. Le decorazioni che hanno fatto di Natale quest'anno sono state veramente uniche, posso dire la sincera verità, complimenti Napoli. Voilà, qui ci sta la sfogliatella, negozi di elettronica, abbigliamento, porcellane, eccetera, eccetera, eccetera. Voilà. Allora, finiamo per il momento così, poi ci salutiamo dalla terrazza San Francesco al Monte. Quindi ciao ciao a tutti per il momento da Napoli, Galleria Umberto. Ultimo giorno, partenza per Parigi. È per la merda. Sono contento di vedere mamma, i cani, andare domani al barbiere. E quindi vediamo un po' che cosa ci mangiamo qui dalla terrazza Barbanti o da San Francesco. Fare la casa di Dovino, molte cose da fare. Questo è quello, lo stesso melone che ti sei mangiato ieri, a me sembrava strano. È un ridicolo mangiarlo. Quello è il, perché noi abbiamo questi qua. Lui a papà, così, mi filare un po' di. Ah, un po' di prosciuttino. E perché non si taglia? È arrabbiata, un po' di sughetto ci vuole. No. Credevo che. Invece ha messo sughetto semplice. No, perché ieri mi hanno dato le vongole e così. Bello, ragazzi, sto fatto di questo sole che illumina solo un pezzo. Qua non c'è nessun tipo di effetto speciale, è tutto naturale. Bello, eh? Andate. Le chiazze di sole. Molto bello. Sta schiarendo il tempo, meno male, eh? Allora, dopo con i saluti. Guardate che figata sta cosa. Perché non hai le chiavi della casa, della stanza? Le hai dato? Che cosa? Io vorrei riposarmi un po'. Andando, no. Troppo. Cioè, le due sono. Mo sono le tre. Ah, le tre. Un altro poco, eh. Mamma mia, dottore, due. Giornata di partenza, cocktail di gamberi. Salve, salve. E la buonissima salve. Mozzarella. Buon appetito. E qua abbiamo la scaloppina, però a me viene una cosa che ti fa venire l'acquolina in bocca. Ragazzi, mi dispiace che non si possono registrare gli odori. Questo è di pieno. A Parigi lo fanno con l'uovo. Che orrore, che orrore. Questo è di pieno, di pieno. Ah. A più tardi. Rina e Doccino per finire. E voilà. Siamo arrivati quindi alla fine di questo viaggio che ci ha portato a vedere Napoli in diverse forme artistiche, in diverse visioni, in diverse fotografie, una Napoli diversa. Quindi con questa canzone vi lascio. Allora, mi è piaciuto così bene questa esperienza. Ciao, me. Ciao. È stato veramente emozionante. Paolo, non è ancora comunque poi appunto la presenza della mia famiglia, quindi automaticamente è tutto diventato molto più bello, anche se devo dire la verità molto più costoso. Tiriamo un po' le somme. Le somme ti aggirano intorno ai 4.500 euro, ma non vi spaventate di questa cifra, è ovvio che sapete benissimo il veglione quanto costa, quindi
È inutile che ve lo dico, sapete benissimo quanto costano quanto costano andare a mangiare ad un veglione, quanto costano poi nell'insieme tutti i ristoranti, calcolati per 10 persone, insomma, è praticamente una cifra, ma non è la cifra che voi andrete assolutamente a spendere, immagino, perché magari siete dei visitatori, non avete le famiglie là, quindi non pensate a questa cifra che io vi ho detto, non vi spaventate assolutamente. Allora, è stata un'esperienza per me fantastica, però ci sono tantissime altre cose da vedere in Napoli che noi andremo a vedere più in là, in altre puntate. Aspettiamo un po' più la primavera perché è molto più gradevole. Quello che voglio dire è che non fidatevi sempre dei video su YouTube, cioè i video su YouTube voi dovete vederli per avere diciamo una nozione di quello che voi andrete a vedere qualora facesse praticamente il viaggio, come in questo caso a Napoli. Però l'obiettivo della telecamera non può mai sostituire i vostri occhi. I vostri occhi vi danno i colori, le emozioni, vi danno tutte le cose gioiose e belle, quindi andatele a vedere. Una volta che voi vedete il video, andate a vedere questi luoghi con i vostri occhi. Per quanto riguarda i monumenti, i musei, sono tutti quanti accessibili, e accessibili anche economicamente, perché parliamo di una cifra proprio di 4 euro per andare a visitare per esempio il Maschiangioino, di 6 euro per andare a visitare per esempio il Teatro San Carlo, 4 euro per quanto riguarda il Palazzo Reale. Cioè sono cifre proprio insignificanti per quello che poi voi andrete a vedere, quindi andate, viaggiate e andate a vedere con i vostri occhi quello che avete visto adesso nella telecamera di Telegarage Mare Viaggi. Allora, ci saranno tantissimi viaggi, tanti, la formula sarà sempre la stessa, cioè faremo un video iniziale in cui andremo a presentare il viaggio, come si presenta. In alcuni casi sarà abbastanza lunghetto, e poi ci saranno i video normali di Telegarage Mare Viaggi in cui andremo a vivere la nostra storia senza trucchi e senza inganni, magari dove può capitare una correzione colore, però comunque più di questo non si fa. Un po' di musichetta giusto per spezzare la noia. E poi ci sarà questa parte finale dove noi andremo a trarre tutte le conclusioni del viaggio. Per quanto riguarda le persone che non conoscono Napoli, vi garantisco al 100% che è una delle città più belle al mondo. Potete andare in qualsiasi periodo dell'anno. È ovvio che gennaio e febbraio a Napoli, diciamo, fa freddo e fam, però comunque è ovvio che sono i mesi che fa abbastanza freddo, quindi automaticamente diciamo non è tanto gradevole andarci. I periodi estivi poi è il massimo. Vi consiglio di limitarvi un po' nel periodo di agosto, perché per chi soffre di claustrofobia può essere veramente un problema, perché là a Napoli c'è un caldo che è un caldo umido, quindi a volte l'aria è irrespirabile. Quindi per il periodo di agosto, diciamo che io il periodo di agosto non ve lo consiglio di andare a Napoli, però comunque è anche una bellissima esperienza, perché molti napoletani poi viaggiano e quindi automaticamente avete la città un po' più libera, un po' più facile da andare a visitare. Però comunque fa un bel caldo a Napoli nel periodo d'agosto, quindi attenzione a chi ha qualche problema respiratorio. Allora, per quanto riguarda i visitatori, dovete fare sempre attenzione: la criminalità c'è, esiste in tutto il mondo, ragazzi, credetemi, io viaggio tantissimo, la criminalità esiste in tutto il mondo. Quando venite qua a Parigi, che per esempio è una delle città più belle d'Europa, bla 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 bla,
quando mettete una telecamera sopra un tavolino, i camerieri vi dicono attenzione, attenzione al volere, cioè attenzione ai ladri. Allora, come esistono a Napoli, esistono a Parigi, esistono in Germania, esistono a New York. Quindi è una cosa che dovete fare sempre attenzione. È logico che se voi andasse nei quartieri spagnoli o nella sanità o magari mettete a girare per Napoli, per i vicoli, con quelle bellissime macchine fotografiche, con degli obiettivi che sono così, è logico che il 90%, non è detto che avete la rapina, il 90% è facile che voi avete la rapina. Quindi può essere che non l'avete la rapina, non è detto che voi avete la rapina obbligatoriamente quando scendete a Napoli, non è assolutamente così. Purtroppo è una città che è sempre stata infangata dalle male lingue, ma non è così, vi garantisco al 100%. Però dovete fare sempre attenzione, dovete essere voi furbi. Se io conosco New York, noi abbiamo visto New York in tantissime forme, nei film, nei documentari, in tantissime forme. Se vado a New York non vado nei Bronx con la mia telecamera, perché se andassi nei Bronx con la mia telecamera il 90% prenderei una rapina. Quindi automaticamente bisogna stare sempre attenti in qualsiasi luogo che voi andate a fare il vostro viaggio. Grazie a tutti, da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, vi aspetto con tantissimi altri viaggi, con tantissime altre puntate, diventiamo amici tutti, se vi servono dei consigli sono sempre qui a vostra completa disposizione. Ciao ciao a tutti, un bacione.